Intanto vi ringrazio per avermi invitato. Voglio esprimere la mia contentezza di essere qui per la Fondazione Boroli. Io ero un giovane deputato di Torino Novara Vercelli quando 30 anni fa visitai la De Agostini, che era allora da lui guidata, e restai assolutamente entusiasta, prima ancora che ammirato, dalla straordinaria qualità tecnica e dall'allora avanzata tecnologia di questa casa editrice, che io conoscevo soltanto da giovane per le cose più turistico-geografiche, e che aveva già una produzione che, lo dico oggi, insomma, ed è il massimo elogio che io possa fare, è competitiva con quella della Treccani, che di più a me non si può chiedere in realtà. Veramente ammirato, insomma, ecco, quanta buona cultura è uscita di lì e com'è difficile vivere oggi in realtà, e anche in questo è competitiva con la Treccani, perché fronteggiamo le stesse difficoltà. E la soddisfazione che abbiate portato qui una testa come quella di Joe Weiler, l'avete portato intero, ma insomma è veramente una beautiful mind, ecco. E sono contento che è rientrato in Italia e sono contento che, stando vicino a noi, ci possa dare questi shock elettrici come ci ha dato stasera. Meno male che qui non c'è nessuno tra di noi che faccia politica corrente, perché l'idea della tassa europea sarebbe accolta nel silenzio più totale, proprio senza nessuna reazione. Del resto, guardate, quando io vicepresiedevo la Convenzione europea, e molti, ricordo, di quelli della mia parte, cioè la parte socialista, erano ansiosi di mettere in discussione gli strumenti finanziari dell'Unione e parlavano nelle nostre riunioni interne questo tuo linguaggio. Costituimmo un gruppo di lavoro ad hoc sulle finanze dell'Unione. Io, che ero il loro coordinatore, dissi: ora avete l'occasione di uscire con un documento che proponga la tassazione europea. Alla fine nessuno tirò fuori che l'idea di tornare dai loro elettori e dirgli: sai com'è, per te ho avuto una grande idea, una nuova tassa europea. Nessuno ebbe il coraggio di farlo. Detto questo, io sono fondamentalmente d'accordo con quello che ha detto Joe. La cittadina, teniamo conto dei processi incrementali che, ai quali dobbiamo tutto ciò che abbiamo messo insieme in questa architettura europea. La cittadinanza europea nasce in realtà come cittadinanza aggiuntiva e riesce ad attirare, ad attrarre gli europei, proprio perché dà loro qualcosa in più rispetto a quello che avevano dalla cittadinanza nazionale. E in fondo, Joe, non è generoso esaurire la cittadinanza europea nei 4-5 diritti di quell'articolo, ora non so più qual è diventato il numero, era il 10 all'origine, che elenca il diritto di petizione, il diritto di libera circolazione, perché, come tu sai bene, perché ne hai scritto insieme a Marta, attraverso la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, molti diritti sono stati identificati che sono dovuti al nostro essere europeo, anche se estratti
fatti non dai trattati, ma dalle tradizioni e dai principi costituzionali comuni. La cittadinanza europea ha messo a bene comune i diritti che apparivano nella maggior parte delle nostre costituzioni nazionali, e così come è stato riconosciuto l'eguaglianza di gender in tutte le sue manifestazioni, si è affermata all'interno dei diversi Stati membri dell'Unione grazie a questa derivazione europea, quindi in fondo dalla cittadinanza europea. Io arriverei a dire che addirittura una cosa che tu hai sempre negato, in realtà, che in fondo c'è anche una storia di identità comune che fa da piattaforma della cittadinanza europea. Non parlo di identità europea, ma abbiamo degli elementi culturali comuni, forse ancora di più di quelli che uniscono, come ha scritto un nostro collega americano, il battista bianco georgiano e la lesbica nera newyorkese, che sono forse ancora più distanti fra di loro di un finlandese e di un italiano, diciamo. Ma il finlandese e l'italiano hanno, per esempio, questa cosa che io considero molto importante, che la pena di morte in Europa non è ammissibile, no? Questo è un tratto etico comune di prima grandezza, che fa sì che nessun paese che abbia la pena di morte potrebbe essere ammesso tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Ci sono altri elementi, ma non voglio entrare in questo, so che apriremmo una polemica, io non voglio perdere, l'aereo, e quindi I leave it here. Ma il punto centrale è quello che hai toccato tu. Questi elementi, che sono tutti embrionali, tutti destinati a svilupparsi, sono stati raggelati, o meglio contrastati, da ciò che è accaduto dopo Maastricht, perché se ad oggi dobbiamo registrare un processo di ritiro di molti europei dentro le loro cittadinanze nazionali e quindi di ripudio della cittadinanza europea, è esattamente per ciò che a Maastricht risale in termini di governance data all'euro e alla zona euro. Tra queste due cose c'è un rapporto diretto. La crisi della cittadinanza comune europea è figlia degli errori che abbiamo commesso e nei quali siamo rimasti prigionieri, allorché data all'Unione Europea una moneta comune, non avemmo il coraggio di dare all'Unione Europea poteri economici e fiscali corrispondenti alle necessità della moneta comune. Le demmo soltanto una politica monetaria e una banca centrale, ma facemmo colpevolmente, perché eravamo stati avvertiti, ce l'avevano detto molti economisti e non solo economisti, non potrà funzionare se non doterete il livello sovranazionale di una fiscal capacity che permetta di contrastare eventuali shock asimmetrici. Se questi si verificheranno,
il solo coordinamento intergovernativo delle politiche nazionali non sarà sufficiente. C'ho tutte le citazioni che risalgono al 1992. Noi decidemmo di non prenderli sul serio perché volevamo salvaguardare le prerogative nazionali e in quel drammatico negoziato che ci fu a Maastricht prevalse la tesi del coordinamento sulla tesi del più poteri economici e fiscali a livello comunitario. Fu proprio una scelta consapevole e sbagliata. Perché finché le cose sono andate bene, le cose sono andate bene. Quando hanno cominciato ad andare male, noi, avendo soltanto un congegno di governo intergovernativo, non siamo stati in grado di fare la cosa che serviva di più, intervenire con la fiscal capacity sopranazionale per fare interventi non di mutualizzazione, ma macroeconomici di sostegno delle economie più deboli, e abbiamo potuto soltanto irrigidire i vincoli reciproci, perché questo è il coordinamento. Io, governo spagnolo, governo tedesco, governo italiano, dico a te, governo greco, governo irlandese, che cosa dovete fare. Questo è il coordinamento intergovernativo. Questi vincoli sono stati resi molto rigidi e sono diventati più finanziariamente che non di diritto, ma dopo un po' anche di diritto, vincolanti, perché o fai così o il Fondo Monetario, la Banca Centrale o chiunque altro non ti daranno un euro. Allora i singoli stati hanno preso ad obbedire loro malgrado a misure che venivano dagli altri governi. E allora è venuto fuori il tema: perché io devo rimetterci la pensione? Perché l'hanno scelto i tedeschi? E in Germania, perché io, contribuente tedesco, debbo pagare per quei profligate, per quegli spendaccioni dei greci e degli italiani? Ed ecco che il fondamento solidaristico viene sostituito da un fondamento opposto, che è l'ostilità reciproca. Ma questa ostilità reciproca non nasce da un'improvvisa repulsa culturale reciproca, non è così, non è così, eravamo ancora gli stessi, potevamo volerci bene o volerci male, è nata da un assetto di governo che l'ha generata. Io sono studioso fin da bambino degli assetti di governo, ma non ho mai trovato nella mia vita di comparatista un esempio più eloquente degli effetti che un assetto di governo sbagliato può provocare sul funzionamento effettivo di un'economia e anche sull'etica diffusa in una società. È un errore grave, perciò, quello che abbiamo fatto, ed è di qui che nasce naturalmente poi la ricerca della legittimazione delle decisioni, non nel Parlamento europeo, che non c'entra niente, perché sono i governi nazionali che decidono, e Barroso sorride nel mezzo. Non fa molto di più. Ma d'altra parte cos'altro potrebbe fare? Governi nazionali, due o tre governi nazionali. E poi, appunto, come ha scritto giustamente un anno fa Joschka Fischer, il sistema europeo, secondo l'impostazione tedesca, era rule-based, era fondato sulle regole, questo è molto tedesco, no? Ma si è trasformato perfidamente in un power-based, perché le regole vengono dai governi più forti, non dall'Europa. E quindi ostilità reciproca, e quindi disfunzione economica, e quindi recessione non corretta da misure anticicliche di nessuno. Mentre in un sistema federale
disponendo di più livelli di governo e usandoli con razionale intelligenza, se uno deve fare misure cicliche, l'altro entra con misure anticicliche. Noi tra Bruxelles, Roma e governi locali facciamo tutti misure cicliche. È una cosa che, ecco, io la definì una volta, c'era una canzone di Sergio Endrigo in Via dei Matti numero 0, i giovani non la ricordano, ma la mia, in Via dei Matti numero 0, io la so, ma insomma ora non la canto, ma potrei farlo. È un nonsense completo, per cui, per farla breve, insomma, è un circolo vizioso. C'era una nascente cittadinanza europea, noi abbiamo, che era legata ad una nascente integrazione europea, noi al processo di integrazione abbiamo affiancato un processo di governo intergovernativo che in quanto tale è il contrario dell'integrazione, che ha generato ritorni al sistema nazionale come il sistema che decide, che conta. E quindi in Germania è il Parlamento nazionale quello che si va a cercare. E i greci chiedono al loro Parlamento di resistere, il Parlamento europeo fuori. Questo circolo vizioso noi lo dobbiamo interrompere. Il problema viene qua, perché vedete, questo è importante soprattutto che noi italiani ce lo stampiamo bene in testa. Io ho cercato nel corso dei mesi trascorsi di contribuire a far sì che noi, Italia, riprendessimo il discorso della integrazione europea, dicendo ai cittadini di tutti i paesi, vedete, avevamo scelto l'intergovernativo per salvaguardare le nostre prerogative nazionali, vedete cos'è successo, anche peggio. Nessuno Stato membro di uno Stato federale è assoggettato ai vincoli a cui abbiamo finito noi per assoggettarci e a questo gioco di ostilità reciproca. Come diceva giustamente Gio, una volta che è danaro del contribuente americano, il rapporto tra California e Texas, tra Wisconsin, il più recente, e altri, è un rapporto molto più disteso di quello che c'è fra di noi. Allora, però, portiamo avanti questo discorso, ma non parliamo di eurobonds, non parliamo di mutualizzazione, perché se no immediatamente i tedeschi e i finlandesi diranno l'integrazione europea è il cavallo di Troia per consentire a questi del sud di far pagare il loro conto a quelli del nord. E vabbè, noi razionalmente possiamo dire, ma guardate che conviene anche a voi, perché per questa ragione, per quest'altra, perché anche la Germania finisce in recessione, se finiamo in recessione noi, ma loro continueranno a vederla in quel modo. E allora noi dobbiamo evitare che la vedano in quel modo. Ecco, basta che noi non parliamo più di eurobonds, per creare una situazione nella quale il passaggio all'integrazione europea al posto dell'intergovernativismo europeo è visto da tutti come una condizione migliore di quella attuale. Ecco perché questo abbiamo imparato da Pareto ed altri, che si cambia sino a quando il cambiamento è migliore per tutti. Quando diventa peggiore per qualcuno ci si ferma a quel punto. In realtà oggi siamo sicuri che parlare di maggiore integrazione e stando le cose come sono riusciamo a convincere quelli del nord, chiamiamoli così. Ecco, io penso che non ci riusciamo se non facciamo noi quello
che loro pensano che non abbiamo ancora fatto e che non avendolo ancora fatto siamo sgangherati come siamo sgangherati. Cioè, insomma, con più integrazione europea, le ragioni che hanno reso l'Italia il paese con la crescita più bassa d'Europa negli ultimi 20 anni vengono meno? La produttività totale dei fattori italiani è una produttività che cresce per il sol fatto che c'è l'integrazione europea? Una volta che c'è l'integrazione europea, un'impresa di Bergamo potrà sdoganare la merce a Genova e vedersela arrivare in un giorno come le arriva se la sdogana a Rotterdam? Una volta che c'è l'integrazione europea, i soldi pochi che destiniamo all'edilizia scolastica saranno spesi tutti per l'edilizia scolastica, oppure un ministro che arriva lamentando di avere solo 300 milioni si deve accorgere che ne hanno spesi 39 perché sono stati incapaci di spendere gli altri? Con una maggiore integrazione europea, gli investimenti che oggi potremmo fare se i crediti d'imposta a suo tempo deliberati per quegli investimenti fossero stati anche seguiti da tutte le normazioni attuative, e voilà 19 miliardi di investimenti che potrebbero partire domani. È l'integrazione europea che ce li fa partire. Siamo noi che non abbiamo ancora cambiato quello che avremmo dovuto cambiare in tutti questi anni, che non abbiamo saputo semplificare ciò che andava semplificato della nostra amministrazione, che non avendolo saputo fare abbiamo fatto abbattere la spending review come una specie di tornado da Oklahoma sul nostro apparato pubblico, che ne è uscito in 1000 pezzi e ora costa meno e funziona ancora di meno. Ecco, queste cose ce le dobbiamo risolvere da noi, e se ci metteremo in condizioni di risolverle non avremo più l'aria di quelli che chiedono l'integrazione europea per far pagare il conto a qualcun altro, perché a quel punto avrà ricominciato a crescere il nostro PIL, povera creatura, che sembra un ragazzino anorressico il nostro PIL, non fa che scendere, e dimostreremo che i nostri debiti ce li paghiamo col PIL e che l'integrazione europea la vogliamo per vivere meglio insieme agli altri e non per conto nostro. Questo ci tenevo a dirlo, aggiungendo una ragione alle ragioni di Joe, non contrastandole.